L'epidemia di coronavirus continua a tenere in apprensione molti comuni calabresi. Ordinanza ieri di Spirlì che mette in zona rossa alcuni comuni: Bagnara, Platì, Bruzzano, Gardeto, Pallagorio, Cotronei, Isola Caprizzuto e Mileto. Guardia di Finanza di Cosenza, evasione da oltre 2 milioni di euro nel commercio di autovetture di lusso. Stupefacenti leggeri o pesanti nell'associazione Pollice Verde, sollevata questione di legittimità costituzionale, il PM si è opposto e il giudice rinvia la decisione. La procura insiste sulle intercettazioni, inchiesta Cenide, slitta la sentenza in abbreviato. Per restare la sentenza del GUP sull'operazione Nikita, inflitti 50 anni di reclusione alla centrale dello spaccio. Condannati mamma Teresa e i suoi tre figli. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dai numeri della situazione coronavirus in Calabria. Ora a preoccupare di più è la provincia di Cosenza. Ascoltiamo. Adesso è la provincia di Cosenza a preoccupare di più. Sono oltre 4.200 i casi attivi e ieri si sono registrati quasi la metà dei 318 nuovi contagi, con 2.298 tamponi eseguiti per 2.150 soggetti testati. Sono 165 nel territorio Abruzzo, seguito da 125 nel territorio della provincia di Reggio Calabria e poi dai 27 di Catanzaro, mentre Vibo Valentia e Crotone non hanno nuovi infetti. Diminuiscono i decessi. Da 14 nelle ultime 24 ore si passa a 6, per un totale che supera quota 300, con la seconda ondata del virus che si è rivelata particolarmente impattante per questo dato relativo appunto alla mortalità. Calano anche i soggetti in isolamento domiciliari, che sono 10.512, meno 16, e questo anche per un boom di guariti che arrivano a quota 313 nelle ultime 24 ore. Aumentano di 17 unità i ricoveri nei reparti ordinari, in totale 417, ma diminuiscono ancora le terapie intensive, che si fermano a 40 con una flessione di 2 unità. Ma a causa dei troppi contagi, il presidente della regione, Spirlì, ha dichiarato zona rossa 8 comuni, con una limitazione agli spostamenti delle persone fisiche e sospensione delle attività scolastiche in presenza. Si tratta di Bagnara, Platì, Bruzzano Zeffirio, Cardeto nel Reggino, mentre Pallagorio, Cotronei, Isola Caprizzuto nel Crotonese, Mileto in provincia di Vibo. Poi ci sono le zone arancioni, confermate invece nel Vibonese, Pizzo, Rombiolo, San Gregorio di Ippona e San Costantino Calabro. In questi ultimi 4 centri la curva epidemiologica è in discesa, ma si vogliono evitare assembramenti. E intanto si accumula materiale su materiale nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Reggio Calabria sulla gestione dell'emergenza, allo stato in fase esplorativa che potrebbe aprire sviluppi di ogni tipo, se qualora non ha funzionato polizia giudiziaria e pool di magistrati coordinati dal procuratore Giovanni Bombardieri e dal suo vicario Gerardo Domenigliani, sono impegnati a chiarire eventuali responsabilità penali. Si parte dal tracciamento all'utilizzo delle terapie intensive, che sono ovviamente quelle scritte su carta, e poi ancora il mistero dei lettini di merito Porto Salvo e la rete territoriale, ovvero le USCA, se hanno funzionato oppure no. Si ricorderà, dalle 12 previste in provincia di Reggio Calabria ne sono operative a tutt'oggi solo 8, con 48 sanitari impiegati. Ritardi se ne riscontrano anche sui Covid hotel. Al bando della regione ha risposto solo una struttura con 14 posti a Bagnara, mentre a quello della città metropolitana hanno risposto in 4, a Saline, Scilla, Bagnara e Reggio Città. Il piano, sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, per quanto riguarda le terapie intensive, prevedeva una serie di posti letto garantiti al Grande Ospedale Metropolitano e poi 14 posti aggiuntivi di rianimazione tra Locri, ovvero 8, e Polistena 6, tutti previa ristrutturazione dei presidi. Ma di questi posti non si è visto assolutamente nulla. 6 posti di semi-intensiva erano invece collocati a Polistena e 4 a Locri. Inoltre, nel piano era programmata una struttura di 200 metri quadri dedicata al pronto soccorso Covid al piano terra del presidio di Polistena, l'ampliamento degli spazi esistenti per il pronto soccorso dedicato a Covid a Locri, la realizzazione di un pronto soccorso dedicato a Covid al piano terra del presidio di Melito. Torniamo ai dettagli sui contagi in provincia. E come dicevamo, mentre Bagnara e Cardeto sono zona rossa, preoccupa ancora il focolaio registrato nella scuola di via 24 maggio. A Taurianova si registrano altri 7 nuovi casi, per un totale che sale dei positivi presenti in paese di 148 unità, tutti distribuiti tra il centro, le contrade e le frazioni di Amato e San Martino. Invece continua un trend stabile a Rizziconi, Laureana di Borrello, Galatro e Feroleto della Chiesa.
che registrano tutti un aumento di qualche unità nelle ultime 24 ore. A San Luca, nella Locride, i dati ufficiali parlano di 2 nuovi contagi e una donna ricoverata in ospedale. Ma a preoccupare di più, oltre al virus, dicono in tanti, sono le male voci infondate, qualche preoccupazione anche per gli alunni di una docente in quarantena. Come dicevamo all'inizio, Platì, così come aveva richiesto il sindaco nelle ultime ore, è stata dichiarata zona rossa, dunque restrizioni più severe fino al 12 dicembre. Il sindaco dice: confido che l'USCA disponga presto uno screening di massa. Buone notizie arrivano da Siderno, che è il centro che ha registrato il maggior numero dei contagi, un boom vero e proprio di negativizzati, si parla di 56 nelle ultime 24 ore, mentre rimangono ancora 84 positivi nel comune della Locride. Andiamo a vedere come sta operando Emergency a Crotone. Gino Strada in città. E questa l'area, l'ex pronto soccorso dell'ospedale civile San Giovanni di Dio, dove le tende montate dall'esercito con le attrezzature della Croce Rossa saranno gestite da Emergency, l'organizzazione non governativa che opera da tantissimi anni, un'organizzazione importante, quella che è stata fondata dal medico Gino Strada, che ha fatto un sopralluogo proprio quest'oggi a Crotone per rendersi conto di persona di quale sia la situazione. Gino Strada nei giorni scorsi, anche grazie all'intervento del governo, ha chiuso una sorta di accordo con la Protezione Civile Nazionale proprio per la gestione del campo davanti l'ospedale di Crotone. In Calabria in pratica c'è una vera e propria emergenza, non a caso qualche giorno fa, e si è insediato ieri, è stato nominato il nuovo commissario alla sanità, il prefetto Guido Longo. Quindi i volontari medici e infermieri della ONG Emergency opereranno esattamente qui davanti il vecchio pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Crotone. Sulla situazione infetti e in rianimazione all'ospedale Locri parla il sindaco della comunità Giovanni Calabrese. In Calabria, in un momento in cui la nostra curva pandemica registra un rallentamento, anche le strutture cominciano a respirare, sorge il problema dei contagi dei sanitari che operano all'interno dei presidi ospedalieri. Proprio ieri si registrano a Locri, questa volta però è accaduto in un reparto molto delicato, parliamo di terapia intensiva, dove sono risultati positivi al Covid 3 sanitari in servizio, un medico e 2 infermieri. Sul momento sono stati bloccati nuovi ricoveri. In queste ore diversi sanitari sono stati poi sottoposti al tampone molecolare e sono in attesa del risultato. Non è noto se e se sì quante persone ricoverate siano positive al Covid. È chiaro immaginare che la presenza del virus all'interno di un reparto così delicato potrebbe essere molto pericolosa per la vita degli stessi pazienti. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, non appena appreso la notizia, si è recato presso i dirigenti dell'ospedale per essere aggiornato sulla situazione. Purtroppo, dice il sindaco, questa seconda fase del Covid sta colpendo in modo indiscriminato il nostro territorio. I soggetti asintomatici sono probabilmente tantissimi e rappresentano il vero problema e il dilemma in questo momento. Tutte le necessarie precauzioni non sono riuscite ad evitare il contagio degli operatori sanitari, che sono i soggetti maggiormente esposti a situazioni di contagio e ai quali, dice il sindaco, rivolgiamo il nostro ringraziamento per il loro rischioso impegno quotidiano al servizio della collettività. Continua Calabrese, stiamo lavorando con insistenza per raggiungere l'obiettivo di uno screening di gran parte della popolazione al fine di poter prevenire e quindi isolare situazioni di contagio e diffusione del maledetto virus. Proprio questa mattina, da una riunione in prefettura dove ha partecipato lo stesso primo cittadino di Locri, potrebbe sancire il cosiddetto screening di massa, che sicuramente rappresenta uno strumento validissimo per combattere il coronavirus. Altro caso, ci occupiamo adesso dei falsi esami all'Università di Cosenza, all'Unical. Quella dei falsi esami all'Università della Calabria è una storia che dura dal 2011, quando si scoprì che gli esami della Facoltà di Lettere e Filosofia si svolgevano in maniera difforme dal regolamento.
Ne è nata un'inchiesta della magistratura che ha coinvolto 60 indagati, che è approdata finalmente al traguardo con la sentenza di primo grado. Il tribunale, presieduto da Urania Granata, ha inflitto una ventina di condanne ad altrettanti ex studenti sollecitati dal PM Antonio Tridico, con pene fino ad un anno e 5 mesi di reclusione. Tra questi, Francesco Crudo, 1 anno e 5 mesi, e Giuseppe Mascaro, 1 anno e 4 mesi. Tutti gli altri nomi si conosceranno a breve con il deposito del dispositivo che sarà notificato via PEC ai legali. La condanna più alta, 3 anni e 9 mesi, è stata però comminata a una tutor universitaria, Angela Magarò, ritenuta dai magistrati inquirenti pienamente coinvolta nello scandalo. È stata invece assolta Paola Volpe, dipendente della segreteria di facoltà, che inseriva i dati nel sistema informatico generale. La donna è risultata estranea alle ipotesi contestate dalla procura. E con lei ha ottenuto l'assoluzione un'altra tutor, Valeria De Bonis, mai uscita a testa alta dal processo pure Lina Fortunata Candido, capo della segreteria della facoltà di lettere e filosofia, per la quale era stata invocata la condanna a 4 anni e 4 mesi. La Candido è riuscita a dimostrare di essere stata addirittura vittima del raggiro posto in essere in danno dell'Unical. Andiamo all'inchiesta Cenide, cioè slitta la sentenza in abbreviato, il filone ordinario ritorna in tribunale il 17 dicembre con le eccezioni difensive. Si ritornerà in aula di tribunale il prossimo 17 dicembre con il filone ordinario del processo in abbreviato Cenide per mettere a fuoco il nodo delle intercettazioni, in primis le posizioni processuali, tra cui quella del sindaco sospeso di Villa San Giovanni Giovanni Siglari, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio circa la realizzazione di opere edili per la riorganizzazione dell'area Agip a Villa San Giovanni, adibita questa a polmone di stoccaggio e biglietteria per gli automezzi diretti in Sicilia, anche su un'area di proprietà di ANAS S.p.A. e ai tempi a capo dell'ufficio tecnico urbanistica vi era l'ingegnere Francesco Morabito, su cui grava l'accusa di aver mosso le fila di un sistema oscuro e corrotto intorno a cui gravitavano gare pubbliche e aggiudicazione di lavori pilotati, coinvolti anche gli ex top manager della compagnia di navigazione Caronte Tourist Antonio Repaci e Calogero Famiani, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato. Sulle intercettazioni, punto cardine dell'inchiesta, il GUP Antonino Foti scioglierà tutti i dubbi, dando così un punto di svolta all'udienza preliminare fissata al prossimo 8 gennaio. Benestare, la sentenza del GUP sull'operazione Nikita inflitti 50 anni di reclusione alla centrale dello spaccio condannati mamma Teresa e i suoi 3 figli. Si è concluso il processo con il rito abbreviato a 5 imputati scaturito dall'inchiesta Nikita, dall'omonima operazione antidroga dei carabinieri avviata nel 2019. L'operazione di allora ha permesso di assicurare alla giustizia i presunti membri di un sodalizio familiare dedito allo smercio di stupefacenti costituito da Teresa Pizzata, dai figli Giuseppe, Rosario e Antonio Musolino, operante nel comune di Benestare. La droga era destinata sia ai consumatori finali sia a rifornire gli spacciatori al minuto. Secondo la ricostruzione di allora, è emerso nitidamente il ruolo direttivo all'interno del sodalizio familiare di Teresa Pizzata, vedova che in qualità di capofamiglia era in grado di dirigere agevolmente e autorevolmente le attività criminali. Oggi a Teresa Pizzata sono stati inflitti 8 anni e 4 mesi di reclusione. Da rilevare che dall'operazione Nikita discende un'altra indagine dei carabinieri chiamata Donna Teresa, che nel giugno scorso ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia disposta dal GIP di Locri nei confronti di Teresa Pizzata e di Giuseppe Antonio Musolino. A Giuseppe Musolino oggi sono stati inflitti 12 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre ad Antonio Musolino sono stati inflitti 10 anni. Altro processo, stupefacenti leggeri o pesanti, nell'associazione Pollice Verde, sollevata questione di legittimità costituzionale, il PM si è opposto e il giudice rinvia la decisione. Era il novembre del 2019 quando la Guardia di Finanza sgominò una rete specializzata nel rifornimento e spaccio di sostanze stupefacenti, droghe leggere e pesanti, con a capo un gruppo criminale operativo nella frazione Pellaro di Reggio Calabria e Rione Collinare di San Cristoforo. Adesso si è aperta la prima udienza preliminare, durante la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale in materia di sostanze stupefacenti e la relativa associazione finalizzata al traffico di droga leggera, che costituirebbe, a sentire
sentire i due penalisti un fatto diverso rispetto a quella pesante e quindi al tavolo della discussione per la difesa l'illegittimità costituzionale della norma che non andrebbe incontro a differenziazioni tra le due associazioni, difettando così un'imputazione ad hoc per associazione avente ad oggetto un programma meno offensivo. A ciò il PM Giovanni Calamita si è opposto e il giudice ha rinviato l'udienza al 18 di dicembre. L'operazione denominata Pollice Verde, lo ricordiamo, vede coinvolte 8 persone collaudate come una catena di montaggio da Domenico Di Grande, dedito ai lavori di coltivazione e realizzazione del prodotto finale da mettere poi a disposizione degli spacciatori. Con lui anche Valentino Buzan, suo vice sostituto e delegato a tenere accesi i rapporti con i clienti. Elezioni regionali del 14 di febbraio, cominciano a circolare i primi nomi di possibili candidati. Si vota il 14 febbraio e sono già tanti i nomi che circolano per la presidenza e per il dopo Iole Santelli in Calabria. Soprattutto il Partito Democratico patisce un deficit strutturale. Il commissario Stefano Graziani è stato da poco confermato dal Nazareno, ma pochi o forse nessuno conosce lo stato dell'arte, anche perché dal potenziale alleato, il Movimento 5 Stelle, ne arriva una calda e una fredda. Tuttavia questi due fronti hanno al momento una cosa in comune: non hanno definito il proprio candidato, e un'altra cosa simile, entrambi hanno un derby in casa. Per il centrodestra, posto che tocchi ancora una volta a Forza Italia, la scelta del governatore, ci sono sulla griglia di partenza Roberto Chiuto e Gianluca Gallo. Il primo, negli ultimi tempi, ha riguadagnato posizioni dopo i fraintendimenti tra Silvio Berlusconi e Mara Carfagna, e comunque Roberto Chiuto è più conosciuto a Roma, una sopra vicializzazione che alla fine potrebbe avere il suo peso. Gianluca Gallo sembrerebbe avere più crediti in Calabria. Si sa che ha aperto una sua segreteria a Catanzaro. Probabilmente sarà importante l'appoggio del gruppo Regino, sempre che non resti la divisione tra Francesco Cannizzaro e Marco Siclari. Non bisogna neppure trascurare la posizione dei due outsider vibonesi Giuseppe Mangialavori e Maria Limardo, che è il sindaco della città di Vibo Valentia. Poi c'è la posizione di Sergio Abramo, sindaco della città di Catanzaro, che nell'ultimo lustro ha ondeggiato tra l'azzurro e il verde. Appena si ferma il pendolo ne sapremo di più, e ancora nei pensieri anche ci sono altri candidati, tra cui Vandaferro per la Meloni e Nino Spirlì per Matteo Salvini e dunque la Lega. Forse Berlusconi avrebbe preferito Caterina Chiaravallotti, presidente del Tribunale di Latina, ma il magistrato pare non sia interessata. Nel centro-sinistra, ammesso che Zingaretti cerchi un altro papa straniero dopo l'esperimento sfortunato di Pippo Callipo, la scelta è limitata. Resterebbe un derby nell'area cattolica, quella che fa capo a Lorenzo Guerini e Graziano Del Rio. Una scelta tra il deputato Antonio Viscomi e il consigliere Nicola Irto, già presidente del Consiglio regionale della Calabria. Queste due potenziali candidature avrebbero entrambi il vantaggio di poter dialogare con alcuni movimenti civici, addirittura potrebbero arrestare fughe presenti e passate. Nel campo del centrosinistra appare sempre più sfumata e dispersa la posizione degli ex PC, PDS e DSPD, al punto che qualcuno proponeva di richiamare in servizio Marco Minniti, che da tempo immemorabile non compare sulla scena calabrese. La Guardia di Finanza di Scalea ha scoperto una frode fiscale perpetrata da una concessionaria di autovetture che dal 2016 al 2019 ha commercializzato centinaia di autovetture senza presentare le previste dichiarazioni ai fini fiscali. Al termine di un'attività di verifica fiscale, le fiamme gialle della tenenza di Scalea hanno accertato che gli amministratori della società evasore totale tramite un prestanome hanno messo in atto un articolato sistema di frode mediante il quale lussuose autovetture Porsche, Range Rover, Mercedes, BMW, Audi di provenienza comunitaria, acquistate quindi in totale esenzione IVA in virtù delle leggi che disciplinano gli acquisti intracomunitari, venivano immatricolate in Italia direttamente a nome dei propri clienti persone fisiche senza far comparire la concessionaria quale effettivo importatore dall'estero. Cambiamo pagina, adesso ci occupiamo del ponte Allaro. Il senatore Audino annuncia che il ponte riaprirà prima di Natale.
Buone notizie arrivano per quanto riguarda il Ponte Allaro di Caulonia. A darne punto conferma è stato ieri lo stesso senatore Giuseppe Audino, portavoce del Movimento 5 Stelle, che si è recato sul posto per verificare personalmente lo stato dei lavori. Ha detto di aver contattato anche gli uffici dell'ANAS per informazioni precise sulla data di apertura del viadotto. L'infrastruttura ovviamente è in via di ultimazione e il senatore assicura che sarà inaugurato entro Natale. Dunque, dopo 5 anni dal crollo della vecchia struttura, travolta dalla piena del fiume, finalmente la riapertura. Lo ricorderete tutti, era stata danneggiata nell'alluvione del 2005, che aveva poi distrutto anche le campate. I lavori purtroppo si sono protratti dietro ogni immaginabile ragione. Ricordiamo tutti le proteste dei commercianti caulonesi e del territorio che addirittura erano scesi in strada. Ormai rimangono da completare solo l'installazione delle barriere laterali nelle prove di carico e poi nel montaggio dei giunti di dilatazione e poi alla fine l'asfalto. Soddisfazione che arriva anche dall'amministrazione comunale caulonese guidata dal sindaco Caterina Belcastro, che è anche presidente dell'assemblea dei sindaci della Locride, che in questi anni, anche tutti i sindaci, non hanno cessato di far sentire la loro vicinanza. Sindaci che si sono spesso interfacciati con i vertici dell'ANAS, con la prefettura di Reggio Calabria e con tutte le autorità competenti, anche il Ministero delle Infrastrutture. Ora finalmente attendono tutti l'inaugurazione. Andiamo a conoscere le attività, i controlli, sempre più serrati, della Polizia Locale a Reggio Calabria. Attività frenetica della Polizia Locale di Reggio Calabria. A seguito di numerosi interventi sul territorio dei vari nuclei si annoverano 8 verbali ad altrettanti esercizi commerciali per inottemperanza alle normative anti-Covid. Nella fattispecie distributori automatici di generi alimentari aperti dopo le ore 22. 2 denunce per uso di atto falso e violazione di sigilli ed altrettanti sequestri di un veicolo e di un manufatto pubblicitario abusivo. Sequestrate inoltre nel quartiere Sbarre 12 veicoli perché privi di assicurazione. Il nucleo piloti APR del comando ha poi fatto alzare in volo il drone in dotazione al fine di contribuire alle ricerche del giovanissimo ragazzo scomparso, fortunatamente poi ritrovato. Ed ora la pubblicità. Bentornati in seconda parte del TG, andiamo subito all'ospedale di Locri, si guasta un macchinario e chiude il reparto di gastroenterologia. Da ieri 1 dicembre la struttura dipartimentale di gastroenterologia digestiva dell'ospedale di Locri non è più in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza ai cittadini che necessitano di esami diagnostici. Ad annunciarlo ieri è stato il responsabile della struttura, il dirigente medico, il dottor Rocco Arcà. Il motivo è tutto da ricercarsi nella circostanza che l'unico colonscopico in dotazione della struttura è andato in avaria ed è stato ritirato dalla ditta Altea Italia per le riparazioni del caso. A disposizione del reparto di gastroenterologia è rimasto soltanto un muletto che però non garantisce le stesse prestazioni. Motivo per cui il dottor Arcà si è visto costretto a chiedere la chiusura del reparto e la sospensione dell'attività colonoscopica di routine dal momento che, scrive, la strumentazione rimasta non consente di eseguire con sicurezza gli esami endoscopici. Un provvedimento obbligato che segue la sospensione anche dell'attività in urgenza, sempre per carenza di strumentazione. Arcà si è comunque dichiarato disponibile, se sarà autorizzato a farlo dalla direzione aziendale, a spostarsi a turno per eseguire l'attività endoscopica sui pazienti di Locri presso l'unità endoscopica di Polistena, sempre che anche la direzione di Polistena lo consenta. Secondo il dottor Arcà sarebbe però auspicabile e più semplice spostare momentaneamente la strumentazione presente e momentaneamente inutilizzata all'ospedale di Merito Porto Salvo, alla gastroenterologia di Locri, fino a che la situazione non sarà risolta. Alla notizia della chiusura della gastroenterologia di Locri, il segretario territoriale della GUIL FPL, Nicola Simone, evidenzia che è inconcepibile, in questo momento di Covid, chiudere una unità operativa così importante a causa della poca attenzione da parte dei vertici dell'ASP, che non trovano il tempo necessario, per dotare le strutture ospedaliere delle necessarie apparecchiature per garantire i servizi essenziali ai cittadini, mentre trovano il tempo per effettuare modifiche poco legittime all'atto aziendale. A
Andiamo al porto di Gioia, c'è un attracco importante di una motonave MSC non impegnata in azioni croceristiche in questo periodo. Ho letto che è arrivato la nave perché dicono che doveva fare dei lavori. Poi, sì. I lavori, quindi per i lavori qui sarà. Così, così ho sentito, ho letto e questo mi posso dire, non è che io sono addentrato nel questo è al comune dovreste andare. Io questo ho letto e questo vi dico. Sentite, c'è una città abbandonata, hanno messo dei cassonetti per la raccolta, ma funzionano questi cassonetti? No. Ancora non funzionano, ma dovrebbero funzionare. Però c'è una città abbandonata. Vabbè, non è tanto abbandonata, non è, perché il sindaco ce la mette tutta, è che un paese in dissesso e per riprenderlo ci vuole molto, perché gliel'hanno lasciato in mano con tante debiti. Ecco, sta amministrando bene questo sindaco? Per quello che può fare sta amministrando bene. Sì, sì, ringraziando a Dio sta amministrando bene. I dipendenti li paga tutti i mesi e quello che si può fare lo sta facendo. E perché è in dissesto, ci vuole molto per riprenderlo. Ecco, prossimamente arriverà il Natale, ecco, proprio il giorno di Natale, come viviamo questo Natale? Natale fame. Natale fame, fame. Un po' disperato per il fatto del Covid. Comunque il Natale all'insegna della malattia più che altro, perché in queste cose. Ecco, qual è il messaggio da cittadino che lei vuole dire ai suoi compaesani, ecco? Io posso dire soltanto di avere fiducia, speranza e di andare avanti. E speriamo che l'anno prossimo sia meglio di questo. Questo. Che arriva questo vaccino, dicono che adesso arriva questo vaccino. Dalla fine di gennaio dovrebbe arrivare questo vaccino, dicono la televisione. Se è vero o non è vero, noi siamo qua. Una nave da crociera è arrivata qua al porto, sapete qualcosa? No, io l'ho vista andando a lungomare, l'ho vista passare là, però non sapevo niente. Come mai è venuta questa nave? Non sappiamo, l'hanno parcheggiata qui per il coronavirus. Ah, per il coronavirus? No, l'hanno parcheggiata perché non hanno... Ospedale? No, non ospedale, non hanno da dove andare, quindi l'hanno parcheggiata qui. Ah, perché non hanno dove andare? Si parlava allora che dovevano mettere una nave, però dopo non l'hanno messa, però adesso non lo so. Questi contenitori ma però non funzionano, ecco, sono qui da parecchio tempo, sì. La città di qua è sporca. È sporchissima, ma è stata così sporca questa città. E questi contenitori da molto che l'hanno messa non con utilizzati. Le schede, non hanno consegnato le schede, so che funzionano con delle schede che non hanno mai consegnato, utilizzato per la cittadinanza questo. Ecco, oggi vediamo una città abbandonata, una città degradata. Abbandonata a se stessa perché dal comune non lo so, il verde non funziona, i marciapiedi, le strade, tutto abbandonato. Abbandonato a se stessa. Mi delude questa città, devo essere sincero. Ecco, oggi arriva anche una nave da crociera, lei sa qualcosa della nave da crociera che è arrivata? No, perché l'ho vista, avevo visto qualcosa su internet che arrivava questa nave. Però non sapevo che arrivava una nave da crociera qua. L'hanno parcheggiata qui. Sì, chi diceva per il Covid, per queste cose qua, tipo ospedale, però non lo so. Ho visto qualche commento su internet, su Facebook. È strana la cosa che porta una nave da crociera qui. Sì, non ha senso. Non è in zona, diciamo, turistica, diciamo, a livello come le altre parti di. Quindi si vorrebbe moto, più chiarimenti, secondo lei? Da parte dell'istituzione, farci capire perché è arrivata questa nave da crociera? Non si sa, non ho idea proprio. Non ho idea. Proprio l'altro giorno ho visto qualcosa, però ho visto solo qualche commento. Andiamo a Rosarno, parecchi comparti che sono in difficoltà in questo momento in cui si è investiti dalla pandemia. Ascoltiamo sotto l'aspetto dell'agricoltura quali problemi e quali prospettive. Quindi queste arance non vengono raccolte per la pandemia? Quindi un danno economico per noi. Esatto. E chi vi rimborserà? Chi vi dà qualcosa? A noi, a terra. Che danno a dare? Noi siamo l'ultima mondizia della Calabria. Quindi. Si aspetta 12 anni per la raccolta e poi tutto va buttato. E dove va buttato? Tante terre non c'è solo da piangere. E basta.
chi va a dirigere? Ecco, nessun politico, nessuno... Ma quale politico? I politici vanno solo per i e che vanno per noi. Quante ore vanno le votazioni, tutte cose, dopo diciamo voti in giorno, non siamo tutti nei noi. Siete amareggiati per questo? Sì. Ecco, questa era una buona annata, diciamo, per la raccolta. Non è una buona annata, una mala annata è. L'anno scorso è stato buono, ma quest'anno no. Dopo il prodotto è troppo piccolo pure quest'anno. Il tempo non è andato bene. Quindi. La pandemia che c'è? Dopo i gente non danno soldi, o mangiano. Vanno a saccattare la frutta. Lasciano stare. Ecco, ma neanche la grande distribuzione vuole. Tutto bloccato. Con un agricoltore qui di Rosarno, ecco, queste arance o mandarini, diciamo, restano nelle piante per che cosa? Buongiorno, io sono il figlio di un agricoltore e rimangono sulle piante perché non si vendono per il coronavirus. I commercianti dicono che ci sono bloccati i mercati. E i mercati piccoli non si vendono e allora rimangono invenduti sulle piante. Abbiamo diversi milioni che quest'anno l'agricoltura viene persa perché non si può vendere e non possiamo andare noi avanti in agricoltura perché c'è un vasto delle spese e non possiamo ammortizzare queste spese e allora rimangono sulle piante e non possiamo andare più avanti così. Infatti quest'anno sicuramente vengono estirpate e diventerà la piana di Rosarno un deserto perché non si può andare più avanti a vedere un bel verde come c'è oggi. Purtroppo è così. E con la politica, le istituzioni? Le istituzioni ci abbandonano di tutto e fanno a scarica barile, come la sanità che hanno fatto a scarica barile, già sappiamo qualcosa sulla sanità, è uguale con l'agricoltura, non è che ci dobbiamo fare dei diversificare oppure nasconderci, perché sono, come ha detto il nostro presidente Sperlì, dei pecoroni, tutti i politici e tutte quelle che si dovevano prendere le istituzioni come la Coldiretti oppure Copeagri, quelle associazioni che dovrebbero prendere difese per l'agricoltura non la prendono. Quindi andiamo a far capire bene ai nostri telespettatori. Il problema è la pandemia che non vengono raccolti o non vengono venduti perché non c'è il mercato di vendita? Non c'è mercato di vendita e rimangono invenduti sulle piante. Causa pandemia? Sono la causa pandemia e blocca tutto. Però non è che ci prendono e dici lo Stato ci ammortizza queste spese a noi. Voi aspettate, lavorate un anno per... Noi lavoriamo da 12 mesi, anni, tutti i giorni dobbiamo andare nelle piante, nell'azienda, nella propria azienda, sia piccolo o grande che sia, dobbiamo andare tutti i giorni a vedere, ogni settimana si deve andare obbligatoriamente, è un sacco di sudore che mettiamo un anno e poi definire così alla fine che dobbiamo prendere, essere felici, dobbiamo essere infelici e non è giusto per noi agricoltori. La nostra mini rassegna stampa. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziando dal Quotidiano del Sud che riserva questa apertura. Caos e tamponi, il sistema informatico c'è, ma a Cosenza si registra tutto a mano. Anche in provincia di Catanzaro la vera emergenza rimane quella del sistema di tracciamento. Vibo, risultati positivi altri medici dell'ospedale Iazzolino. 8 comuni, zona rossa e altri 4 arancione. L'ordinanza firmata dal presidente della regione, nel Cosentino 165. 5 nuovi casi, prima vittima di Castrovillari. Ricordiamo che nella zona rossa c'è anche il comune di Platini. Foto notizia di centropagina, primo paziente all'ospedale da campo di Cosenza, strada a Crotone e già all'opera. Piano vaccini invece in Italia, 202 milioni di dosi nei primi mesi del 2021. Per quanto riguarda le elezioni regionali, in primo piano le possibili candidature. Doppio derby di partenza nei due poli.
E ci sono Roberto Occhiuto e Gianluca Gallo nel centrodestra, Viscome, Nicola Irto nel centrosinistra, questi nomi che sono in questo ultimo periodo più gettonati per le candidature alla presidenza. Servizio idrico di Polito, trasparenza sulla Sorical. Invece, per quanto riguarda le altre news, parliamo anche di vaccini antinfluenzali, la distribuzione non funziona, lotto bloccato e poi rifiuti a Reggio, le picconate della Marciano che si scaglia contro il sindaco Giuseppe Falcomatà. Chiudiamo con Gazzetta, il titolo di apertura vedete di tutta pagina, sanità, Gino Strada in Calabria e ci resterà. Longo, il nuovo commissario, invece impegnato nella definizione del programma Covid, istituite 8 nuove zone rosse. Il fondatore di Emergence a Crotone, impensabile, dice Strada, tenere gli ospedali chiusi, in funzione a Cosenza la struttura dell'esercito. Tre notizie nel taglio alto, la prima riguarda il problema rifiuto a Reggio, va avanti la raccolta straordinaria, a Gioia Tauro mini isole ecologiche, salta la convenzione, a Benestare per la giudiziaria, condanne per 50 anni di carcere all'impresa familiare dello spaccio guidata da mamma Teresa Pizzata. Invece di spalla, gli occhiali di Reggio e provincia ci portano a Reggio Calabria, test, tracciamento, Postiletto e Usca, la procura indaga in più direzioni. E poi tamponi a Pentimele, l'ASP ha attivato un drive per quanto riguarda i tamponi e gli esami per i test serologici. Il governo invece mette a punto la stretta natalizia e poi lo sport con l'Inter che vince e rimane ancora in corsa questa sera. Riflettori puntati sulla Juventus, con il Lokomotiv torna Cristiano Ronaldo dal primo minuto. Ci fermiamo qui, non ci sono altre notizie importanti. Per quanto riguardava le prime pagine dei quotidiani calabresi, restituiamo la linea alla nostra redazione. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete prestato. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In montagna, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge e temporali. In montagna, cieli coperti con piogge e temporali. Giornale che qui finisce, grazie, riepilogo. L'epidemia di coronavirus continua a tenere in apprensione molti comuni calabresi. Ordinanza ieri di Spirlì che mette in zona rossa alcuni comuni: Bagnara, Platì, Bruzzano, Cardeto, Pallagorio, Cotronei, Isola Capolizzuto e Mileto. Guardia di Finanza di Cosenza, evasione da oltre 2 milioni di euro nel commercio di autovetture di lusso. Stupefacenti leggeri o pesanti nell'associazione Pollice Verde, sollevata questione di legittimità costituzionale, il PM si è opposto e il giudice rinvia la decisione. La procura insiste sulle intercettazioni, inchiesta Cenide, slitta la sentenza in abbreviato. Benestare la sentenza del GUP sull'operazione Nikita, inflitti 50 anni di reclusione alla centrale dello spaccio. Condannati mamma Teresa e i suoi tre figli.